GF VIP 7, Oriana insultata da alcune fan di Antonella e la sicurezza interviene. Lunedì 3 aprile, su Canale 5, è andata in onda la finale del Grande Fratello VIP 7. Al termine della diretta, Oriana Marzoli è stata insultata da alcune fan di Nikita Pelizzone e Antonella Fiordelisi al punto che è dovuta intervenire la sicurezza. Secondo quanto riportato dal portale People Gossip sono arrivati gesti volgari e frasi provocatorie legate alla mancata vittoria del reality show. Ma la concorrente venezuelana ha preferito rispondere col sorriso. Il portale People Gossip ha assistito ad una scena di cattivo gusto nel post puntata del Grande Fratello VIP 7. In seguito alla proclamazione del vincitore, alcuni fan di Nikita e Antonella si sono avvicinati a Oriana Marzoli e hanno cominciato ad insultarla. Tra le persone erano presenti ragazze adolescenti e persone adulte che hanno urlato, "Oriana un beso. Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, STR. Punto." Un altro gruppo di persone ha iniziato ad urlare frasi come "buon rosicamento". Infine, c'è chi addirittura ha fatto il dito medio. A quel punto la sicurezza ha deciso di intervenire per stemperare la tensione che si è venuta a creare in studio. Oriana invece ha preferito non rispondere alle provocazioni, ma ha semplicemente sfoggiato un bel sorriso a tutte le sue detrattrici. L'episodio legato agli insulti ricevuti da Oriana Marzoli non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello VIP 7. Su Twitter, un utente ha affermato, "che imbarazzo". Un altro utente invece ha riferito di avere assistito all'episodio, "ero lì. Sono volati insulti e diti medi. Oriana sorrideva, ma che amarezza". Un telespettatore del reality show ha scritto, "degne fan di Nikita e Antonella che non hanno mai fatto nulla per stemperare gli animi". Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che in tutti i fandom c'è una parte sana e una tossica, quindi non andrebbe mai generalizzato. Oriana Marzoli si è piazzata al secondo posto alle spalle di Nikita. Sebbene non abbia vinto il programma, è riuscita a trovare l'amore all'interno della casa di Cinecittà. Terminati i festeggiamenti in studio, all'esterno Oriana ha trovato Daniele Dal Moro ad aspettarla, l'imprenditore veneto si è presentato con un van con scritto "Vasa Flipar", la traduzione in italiano è "andiamo a divertirci". La neocoppia ha ricevuto anche alcuni regali dai fan degli Oriele. Oriana e Daniele hanno trascorso l'intera notte insieme in hotel, mentre il giorno dopo ne hanno approfittato per effettuare un giro nella capitale. Cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei.